Abbassi la mascherina e questo tamponcino lo metti al lato della bocca senza morderlo. Va bene? Tanta saliva, tanta, tanta, tanta. Prima seduta dei tamponi salivari alla primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella. Ci troviamo in Valdichiana. Questa è una scuola. Sentinella per la provincia di Arezzo per testare la presenza del virus tra gli studenti. Ha la stessa valenza del molecolare, questo è il valore nel senso aggiunto, nel senso è poco invasivo ma ha la stessa valenza del molecolare. È un... Un tampo, in essenza un test salivare molecolare, cioè che viene processato in laboratorio come se fosse un molecolare, quindi è attendibile alla stessa maniera. Circa 300 gli studenti che hanno effettuato il test successivamente saranno le famiglie ad effettuarlo al proprio domicilio. La sorveglianza continuerà per questo periodo fino a che durerà l'emergenza e sarà gestita in toto dalla scuola con la collaborazione dei genitori, quindi ai bambini ai Ragazzi verrà data la provetta il giorno precedente. I ragazzi a casa la mattina a digiuno faranno il test con questo eh, diciamo ciupa ciup per intendersi, e lo porteranno poi a scuola al mattino, lo riconsegnano all'insegnante. e Poi ci sarà il Corriere della ASL che provvederà al ritiro per portarli al laboratorio. Quindi in tutta sicurezza, in tutta tranquillità, senza nessun trauma anche per i bambini più piccoli. I test saranno ripetuti ogni due settimane. Di sicuro è molto meglio di quello lì che va per il naso. Comunque è un'iniziativa bella questa. Secondo me serve a molto anche perché almeno non si, fa, non si sta a fare sempre gli altri tramponi che sinceramente a me proprio danno noia. No, è, cioè meglio di quell'altro è, è normale. Per me è una cosa molto giusta perché, soprattutto, siamo anche parecchio vigilati su, su questa cosa. Sapevo un po' di acetone, però, dai, eh, almeno non stiamo sempre a farli eh, ogni 15 giorni anche quello lì sul naso, eccetera. Possiamo essere vigilati anche.